subito la parola con l'Angelo Santo e poi per altre informazioni, ulteriori dettagli, potremo fare anche successivamente delle domande. Buongiorno a tutti, sono il colonnello Pasquale Angelo Santo, vicecomandante del Rosso. Questa mattina i carabinieri del Rosso e del comando regionale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Napoli, richiesta dalla Giudicia di Napoli, nei confronti di 18 indagati per traffico di stupefacenti, detenzione del porto illegale di armi, anche la guerra, usura e ricettazione. L'indagine ha colpito 18 indagati che operavano soprattutto nell'area vesuviana a ridosso del confine con la provincia di Salerno. Le indagini nascono in seguito all'attività di ricerca dell'agente Antonio Francesco del 47, arrestato nell'agosto del 2012 dall'aggruppamento operativo speciale con condanna all'ergastolo inflitta dalla Corte Assise di Napoli. Figura centrale di questa attività investigativa è il risultato essere Cirillo Ferdinando di Pompei, ecco perché la misura modellare viene richiesta dalla distrettuale napoletana. Il residente a Pompei, a poche decine di metri dal confine di provincia, e con un'attività anche commerciale in quell'area e con un'abitazione che era un po' il fulcro, il centro di tutte le attività alla quale facevano riferimento i soggetti che via via si relazionavano con il Cirillo. Nel corso delle attività sono state documentate cessioni di sostanze stupefacenti e che il Cirillo selezione al gruppo di radicatori a cui faceva riferimento il colonnello Angelo Santo prima. Già a gennaio del 2012 operavano un sequestro, poi poco dopo a febbraio ne operavano anche un altro a Pagani, in un garage di un soggetto di Pagani appartenente a quel gruppo, e lì in quella circostanza sequestravano un fucile d'assalto di produzione belga calibro 5.56, uno Spasso 12, 1500 cartucce vario calibro, pistole e altro equipaggiamento tipicamente destinato alle commissioni di reati predatori, come appunto gli assalti blindati, bande chiodate, bighe chiodate, giubbotti antiproiettili anche in quella circostanza, e poi passamontagna, caschi protettivi e altro.